dottoressa Gisella Pandolfo, che è presidente nazionale. Prego. Sì. Buongiorno, grazie mille per questo incontro che noi riteniamo importantissimo, perché è una presa di posizione di una città del Comune di Bologna può essere determinante per la nostra questione. Io sono la presidente di un'associazione che si chiama CCSVI nella sclerosi multipla. CCSVI vuol dire insufficienza venosa cronica cerebrospinale, che è la patologia venosa scoperta dal professor Zamboni dell'Università di Ferrara nei malati di sclerosi multipla. Il professor Zamboni ha scoperto che le persone malate di sclerosi multipla, nella stragrande maggioranza dei casi, ha anche un'altra patologia venosa da lui individuata, che è detto in maniera, io non sono un medico quindi mi esprimo in maniera assolutamente semplice, poi il professor Agruscio vi spiegherà bene le cose. Hanno i malati di sclerosi multipla le vene, in particolare le vene giugulari e una vena dorsale che si chiama azygos, malformate, con stenosi, valvole, setti. Queste malformazioni fanno sì che il sangue non defluisca bene dal cervello verso il cuore, si intossica l'organismo, si crea uno stato infiammatorio tipico della sclerosi multipla. Quindi forse per la prima volta sarebbe stata trovata una delle concause di questa terribile malattia che, come sapete, colpisce 60.000 persone in Italia, per la maggior parte giovani adulti, nel momento più vitale della loro vita, nel senso tra i 20 e i 40 anni. 2 su 3 sono donne. Il professor Zamboni ha anche scoperto che disostruendo queste vene con l'angioplastica, che è una tecnica in uso anche nel sistema venoso profondo da più di 20 anni ed è considerata sicura dalla medicina internazionale, il sangue ricomincia a defluire, a circolare bene, quindi si disintossica e molti sintomi della sclerosi multipla migliorano. Quindi qui non si parla di miracolo, di terapie come posso dire, risolutive, ma sicuramente di una grande possibilità per migliorare la qualità della vita dei malati di sclerosi multipla. Davanti a una possibilità del genere non ci si può fermare, la ricerca deve essere aiutata in tutti i modi e così è nel mondo, tanto che da quando il professor Zamboni ha fatto questa scoperta oggi sono usciti una quantità veramente enorme di studi confermativi di questa sua idea, che non è solo un'idea, è anche un'idea applicata. E la CCSVI è stata riconosciuta nel 2009 dal consensus della UIP, che è l'Unione dei Flebologi Internazionale, più l'organismo dei vascolari del mondo, i cui esperti di 50 paesi hanno riconosciuto quanto scoperto e indicato il professor Zamboni. Sarò brevissima perché voglio che parli il professor Agruscio per spiegarmi bene questa cosa. Quello che io voglio dire è questo, che perché la nostra è una onlus fatta di malati e familiari di malati, non abbiamo nessun tipo di conflitto di interesse neanche vago, non abbiamo nessun finanziamento, viviamo solo delle quote dei nostri associati. Noi chiediamo, poiché in Italia, a differenza di tanti luoghi del mondo come l'Inghilterra, gli Stati Uniti e il Canada, dove ci sono prese di posizione governative e ufficiali a favore della sperimentazione, poiché i dati finora acquisiti suggeriscono caldamente la continuazione degli studi su questo interessantissimo tema, perché evidenze scientifiche già ci sono, in Italia ci sono delle difficoltà. Difficoltà che nascono di varia natura, ma anche proprio ministeriale, perché il passato Ministero della Salute, mentre in una prima circolare apriva molto alla possibilità non solo di sperimentare, ma anche di intervenire con l'angioplastica sui malati di CCSVI, malati o no anche di sclerosi multipla,
Una circolare successiva del 4 marzo che riprendeva un parere del Consiglio Superiore di Sanità crea difficoltà a che i malati di sclerosi multipla siano operati se non all'interno di percorsi strutturati, quindi di studi clinici. Noi chiediamo il riconoscimento della patologia venosa a sé stante, a prescindere dalla sclerosi multipla, e soprattutto chiediamo che tutti i malati possano accedere a questa terapia una volta che sia curata, che sia indicata per loro, nel Servizio Sanitario Nazionale, perché quello che si è verificato è una fuga all'estero in centri privati non sempre eticamente tutelati o anche scientificamente adatti, alcuni sì, altri meno, e comunque anche in Italia il ricorso alle strutture private, anche loro non vuol dire che non siano qualificate, ma diciamo non ci sono, non c'è raccolta di dati, non c'è sicurezza. Quindi noi chiediamo che sia il Servizio Sanitario Nazionale italiano a farsi carico dei malati di CCSVI e di sclerosi multipla, che sia soprattutto intanto garantita la diagnosi. E per esempio noi quindi vorremmo che nel centro di, nell'ospedale di Cona, che sta per, dove sta per essere trasferito il Sant'Anna di Ferrara, ci sia spazio per un centro di eccellenza intanto diagnostico e poi anche terapeutico, perché l'equipe del professor Zamboni e l'equipe di Ferrara, che si trasferirà al Cona, hanno delle capacità diagnostiche, delle strumentazioni, delle metodologie che hanno solo loro, le migliori del mondo, e veramente che l'Italia non faccia tesoro di una scoperta così straordinaria fatta al suo interno, in particolare voi emiliani, insomma, lo sapete più degli altri, visto che è grazie all'Emilia Romagna che poi avverrà questa sperimentazione. Ho perso il filo, ma non importa, insomma, noi chiediamo quindi il riconoscimento della CCSVI, che tutti i malati possano essere operati nel Servizio Sanitario Nazionale, quindi a Bologna si creino delle strutture adatte, probabilmente già ci sono, vanno solo riconosciute, il sostegno a Brave Dreams, e che quindi mentre la scienza fa il suo corso con le sperimentazioni cliniche, intanto i malati di CCSVI possano essere operati. Quello che voglio dire è che tutti i malati italiani si aspettano che Bologna prenda posizione su questo, perché il problema, oltre a essere planetario, è italiano in questo momento, e la vostra è una grandissima responsabilità. Io vi ringrazio molto.